L'edizione 2019 del Carnevale di Palombaio ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e quest'anno Radio Doppio Zero ha deciso di ritornare qui, proprio a Palombaio, per farvi vedere quanto lavoro, quanta passione, quanta dedizione ci mettono tutti i volontari per creare i carri allegorici. La parrocchia e l'oratorio si sono attivate per il carnevale, che manca a fare la posta quest'anno un po' in linea con i carnevali d'Italia, perché ci siamo lasciati incuriosire dall'attivismo di Greta Thunberg e abbiamo pensato al tema dell'ecologia, vista in una maniera un po' particolare, perché al di là dell'ecologia classica che vede la difesa del creato, dell'ambiente, mi è piaciuto nella mia riflessione fatta all'oratorio pungere un po' le coscienze circa l'ecologia della vita quotidiana, perché forse non si sa, ma ci si lamenta che a Palombaio non ci sia niente, che non si faccia mai niente e tanti dei nostri giovani scompaiono chissà dove, e pensavo che forse Greta ci fa pensare. Lei dice che qualcuno ha rubato il futuro, ma se il futuro dimentica le radici nelle quali affondare la propria origine, ha smarrito da solo il futuro. E allora è un carnevale sì all'insegna dell'ecologia, ma vuole essere anche un carnevale che punge un po' la coscienza per dire che la quotidianità è fatta dall'impegno non di singoli, ma di una comunità. Senti, Padre Fulvio, io lo vedo dal tuo sorriso. Anche quest'anno, come l'anno scorso, la tua parrocchia comunque è stata molto unita nel lavoro che sta facendo, che ha preparato. Sì, è una unità che lavora su più fronti, perché dietro questa unità c'è sempre una grande fatica, perché non è facile andare d'accordo, non è facile pensare sempre all'unisono, però si fa lo sforzo di superare il limite di ognuno. Noi abbiamo un grande maestro che è Gesù, e non ce lo dimentichiamo neanche durante il carnevale, che ci aiuta poi a rimettere insieme i pezzi. È sempre una grande emozione, io ammiro sempre il lavoro anche del più piccolo, perché non è facile venire giù a lavorare, anche perché chi non si sporca le mani non capirà mai che cosa significa aver sprecato un pomeriggio o una serata, aver rinunciato a qualcosa. Allora, Carmela, tu sei la designer di questi, così dicono. Allora, spiegaci perché hai scelto proprio questi personaggi piuttosto che altri per far riferimento alla... Allora, innanzitutto abbiamo scelto questi personaggi riprendendo i personaggi dell'anno scorso. Noi non siamo professionisti, quindi ogni anno cerchiamo di arrabattarci con quello che abbiamo. Poi in base a quello che abbiamo il cervello poi va un po' in giro e cerca di capire che cosa possiamo sfruttare. L'ambiente quest'anno l'ha fatta da padrone e quindi ci è subito venuto in mente Greta Thunberg e... Poi considerando la terra come una cosa importante, la perla molto preziosa, allora mi è venuta in mente l'ostrica. Poi avendo il genio che era bello possente, allora mi è venuto, no, a Padre Fulvio mi sa che venne in mente Ursula come regina del mare, anzi strega del mare, e a questi tentacoli poi verranno inserite delle buste di plastica, delle bottiglie di plastica, ecco perché la strega del mare, le streghe poi siamo noi, siamo che ovviamente diamo il peggio di noi all'ambiente, e però poi c'è la sirenetta che è la parte bella, insomma, dell'umanità, che dovrebbe spazzare via
tutta la porcheria, insomma, della, che facciamo noi. E Greta Thunberg, abbiamo già, avete già parlato dell'orca spazzina, sì, la nostra orca spazzina, che dovrebbe appunto ripulire i mari da, dalle nostre, insomma. Quanto tempo ci avete messo per la realizzazione di tutti i personaggi? Allora, i, diciamo, il progetto già va da settembre, i disegni, le idee. Invece noi, siccome non ci fermiamo mai, quindi abbiamo avuto il Natale, il presepe è finito il 6, quindi già dal, quest'anno abbiamo cominciato un po' tardi, di solito il 7 già siamo giù in cantiere con le plastiche, lo scotch e gli adesivi vari. Quest'anno abbiamo cominciato con 2 settimane di ritardo, però quindi da metà gennaio siamo qui di carta, di colla e di tutto, e di te, e di volontà. Un ringraziamento a Padre Bruno, che ci ha aiutato veramente con i colori, con le espressioni del viso. Noi fino ad un certo punto arriviamo, poi da lì in su abbiamo bisogno, insomma, del miracolo, e il miracolo è arrivato con Padre Bruno. Quante persone hanno lavorato al progetto? Quest'anno diciamo che sono un po' venuti a mancare un po' di operai, però quando c'è stato realmente bisogno d'aiuto sono arrivati in tanti, sono arrivati. Ti faccio un'ultima domanda, come l'ho fatta a Padre Fulvio: che cosa significa in questo momento avere l'unità della parrocchia, cioè lavorare tutti insieme per un progetto? È importantissimo e dovrebbe essere proprio l'obiettivo cardine di ogni parrocchia, di ogni comunità, perché se non c'è l'unione, se non c'è la comunità, è difficile poi arrivare agli obiettivi, ai traguardi che ognuno di noi poi si prefissa, perché la parrocchia siamo noi e il paese siamo noi, e se il paese va avanti è perché ci siamo noi. È solo che vorrei che ci fossero più persone che facessero parte di questa bellissima comunità che è Palombaio. Vittoria e Maria Antonietta, 2 persone che anche l'anno scorso hanno partecipato alla realizzazione di Care Tutto. Allora Vittoria, cosa stai facendo? Cosa avete preparato quest'anno? Allora stiamo realizzando, anzi meglio, stiamo dipingendo delle alghe su uno scoglio dove verrà depositato un riccio, anzi appoggiato un riccio. Quest'anno diciamo che il nostro carnevale è ambientato sul fondo marino, anche ci sono molti personaggi nell'ambiente marino, come voi vedrete anche durante la sfilata, e siamo orgogliosi di portare questi carri per le nostre strade del paese. Senti, ecco, quest'anno avete deciso di fare riferimento alla Greta Thunberg, sì, alla, perché dobbiamo salvaguardare il nostro ambiente, perché è fondamentale, come penso saprete, difendere comunque il nostro ambiente marino e anche il nostro ambiente terra, il pianeta, la nostra madre terra comunque. Maria Antonietta invece ci descrive qualche altra cosa. Allora, questa è, vabbè, l'ha detto già Vittoria, sì, sì. Invece tu di che cosa ci parli? Io anche dell'ostrica, perché mm-hmm. questo praticamente è la nostra perla, infatti racchiude la terra e la nostra, cioè dobbiamo salvarla. E avete deciso in pratica di raffigurare l'ostrica come la terra? Sì, perché noi la dobbiamo custodire, proteggere in tutti i sensi. Ecco perché, come vede, praticamente la terra è divisa a metà. Da una parte c'è il sole, quindi viene tutta bella, dall'altra parte c'è il nero e l'oscurità. Praticamente si sta spegnendo piano piano e la stiamo perdendo. Allora, che cosa state preparando? Stiamo preparando delle meduse con una base di bicchieri di plastica e come tentacoli un nastro argentato. È molto semplice da realizzare, solo che ci vuole molta pazienza. In pratica come li avete realizzati? Utilizzando dei bicchieri di plastica, lo vediamo? Sì, dei bicchieri di plastica, li abbiamo messi in una ciappetta, abbiamo prima formato una base e poi mano in mano si va restringendo questa base e quindi abbiamo una cupola, diciamo, un cappello, ecco. Sì, che sì, cosa sì. Significa aver lavorato a questo, a questa cosa qui tutti insieme? Innanzitutto uno spirito di comunità, di appartenenza a un centro che è il CSCS della parrocchia, facciamo tutti parte della parrocchia. Poi c'è stato proprio un clima amichevole di saper stare insieme, che è la cosa più importante, che è molto difficile realizzare al giorno d'oggi, diciamo, stare insieme e quindi avere gli stessi ideali, gli stessi interessi. Le faccio la domanda più difficile: questi cappelli li metterete anche voi in testa? Sì, tutti.
siamo sia li abbiamo sia realizzati e poi saremo i protagonisti di questo gruppo, diciamo, che parteciperà al carnevale. Avete capito dunque quanto lavoro e quanta dedizione c'è stato anche per quest'anno per realizzare i carri del Carnevale di Palombaio? È tutto, adesso la linea ritorna alla diretta.